Mi chiamo Damiano Rocchi, sono nato a Chianciano Terme, ho 45 anni e sono ingegnere libero professionista. Nell'ultimo quinquennio, alla mia prima esperienza politico-amministrativa, ho rivestito l'incarico di assessore all'ambiente, alle risorse idriche e alle manutenzioni nella giunta del sindaco Andrea Marchetti, sostenuta dalla lista civica Punta a Capo. La nostra è stata un'amministrazione totalmente nuova, nata da una netta discontinuità con il passato. Siamo convinti di aver fatto molto in questi 5 anni, ma siamo altrettanto consapevoli che per poter portare a termine e veder completati i tanti progetti messi in atto per lo sviluppo della cittadina, serve adesso coerenza, continuità e realisticamente ancora un po' di tempo. Tempo che useremo per portare a termine quanto già avviato, per realizzare nuove proposte e per dare quindi risposta alle tante aspettative dei molti cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia e che non vogliamo deludere, perché siamo fermamente convinti della bontà di quello che abbiamo realizzato insieme fino ad ora e di quello che abbiamo immaginato per il futuro di Chianciano e delle sue terme. Mi ritroverete tra i candidati di Punta a Capo, principalmente per senso di responsabilità verso la mia cittadina e la sua comunità. E se mi sarà confermata fiducia, con la stessa costanza ed impegno profuso in questi anni, cercherò di mettere a disposizione quelle che sono le mie conoscenze professionali e le mie attitudini personali, per dare risposte alle esigenze di oggi e alle necessità che potranno presentarsi in futuro, perché si può e si deve fare di più. Penso a temi su cui lavorare ancora, quali ad esempio quelli relativi al miglioramento dei servizi sui temi acqua e rifiuti e la loro correlazione con relative tariffe, ma anche la valorizzazione dei parchi e giardini e le manutenzioni in ambiente urbano. Vi chiedo perciò di confermare la vostra fiducia nella lista civica Punta a Capo e quindi la possibilità e l'onore per me di amministrare ancora una volta Chianciano Terme, opportunità che per quanto mi riguarda significherà rimanere sempre a disposizione di tutti i cittadini.